naturali. E diciamo che andiamo bene, anzi andiamo Benetton, anzi United Color of Benetton, qui proprio nella lobby del Monaco e Gran Canal, con il direttore che tra l'altro è proprio, come dire, ubiquo, nel senso che è sia qui, lei in questo momento è qui sul Gran Canal, sul Canal Grande, nel punto strategico di rimpettaio di Cipriani, il dottor Cipriani, siamo proprio di fronte, ecco, effetti, sì. È l'inventore anche del Cipriani, esatto. Ecco, ne vogliamo dare atto, perché noi in Italia è vero che abbiamo l'albergo più bello del mondo, dicono, e è diventato di proprietà francese, però comunque la famiglia italiana è sempre in Italia, ci gratifica. E qui siamo al Monaco Gran Canal, quindi con il nuovo direttore, è arrivato durante il Covid, proprio praticamente ha preso quasi la coincidenza. Sì, 10 giorni prima, e poi ho dovuto chiudere l'albergo. Fine quindi... febbraio. Sì, esatto, il primo di marzo, esattamente. Pieno carnevale. Il carnevale che ovviamente non è stato sospeso quell'anno. E dopo 10 giorni ho dovuto chiudere l'albergo, quindi i dipendenti mi adorano. Ha cominciato proprio col piede giusto. E purtroppo abbiamo... tenuto aperto a corrente alternata per un paio d'anni, quindi in 2 anni abbiamo chiuso addirittura 9 mesi, prima 5 mesi, poi 4 mesi, perché purtroppo non c'erano le condizioni né sanitarie né turistiche, insomma. Quindi... Idem anche nel Relais Monaco? A Relais Monaco abbiamo chiuso un pochino di meno, perché lì la clientela è diversa, qui è prettamente turistica e lì invece c'è anche una clientela corporate, quindi molte persone che viaggiano per lavoro, per affari, e che quindi, mantenendo aperta la struttura, abbiamo dato loro un servizio. Lei dice corporate anche perché Benetton, chiaramente, sì, avendo tutte queste attività, sì, chiaramente, insomma, buona parte, immagino, dei clienti chiaramente debbano alloggiare, eccetera, eccetera. Sì, sì, e sì. Quindi bene, infatti United Color of Benetton, non a caso, è stato un po' il titolo che abbiamo voluto dare a questa intervista. Quindi complimenti veramente, direttore, anche perché io sì, vengo spesso qui a Venezia perché l'offerta è chiaramente variegata, ma si passa anche dalle parti di... Ponzano Veneto, alle porte di Treviso, dove c'è il Relais Monaco, Country Talent Spa, che è il già Tula, quindi prende vita negli anni 60 tramite il trame, e poi Arturo Filippin, che è il suo discepolo. Quindi noi, come dire, siamo gli eredi di una grande cucina che è diventata internazionale, perché loro sono riusciti, attraverso questo brand Tula, a trasformare quella che era la semplice cucina trevigiana in grande cucina internazionale, e poi quindi si sono espansi a Roma, quindi... Milano, Torino, Cortina, e poi all'estero, certo, a Tokyo, ad Osaka. Certo, quindi abbiamo detto Cipriani, diciamo anche Tula. Assolutamente. Ma Tula ha un significato, un cognome, cos'è? No, Tula è una parola ampezzana che significa fienile. E quindi a Treviso è nato il primo, proprio nel centro storico, e il desiderio di Beltrame era quello di portare nella campagna trevigiana, quindi a Ponzano, in questa villa storica che fu del conte Persico, e così il bel nome della città trevigiana, e dar la possibilità agli ospiti di queste persone di avere un posto dove alloggiare. Infatti all'epoca aveva solo 13 camere, oggi invece ne abbiamo 79. Perché è stato oggetto poi di un corposo restauro che è avvenuto nel 99, quindi un grosso ampliamento. Si produce anche vini, si produce, certo, qualcosa? Sì, abbiamo un vigneto proprio all'interno dei 12 ettari che circondano la villa, e prende Prosecco. Prosecco. Sono le due alternative. No, Prosecco, ma anche Sauvignon e Merlot. Quindi l'etichetta è Villa Minelli, che è il nome della villa che ospita il quartier generale della Benetton, ed è a Ponzano, a 2 chilometri da Roma. Ci sono dei vigneti in Villa Minelli, ci sono i vigneti presso Relais Monaco e altri nelle altre proprietà del gruppo Benetton. Quindi noi li chiamiamo amorevolmente i vini del signor Luciano, perché sono molto cari al signor Luciano Benetton, certo, e portano appunto l'etichetta Villa Minelli.
Cioè c'è anche uno spumante tra questi? Allora, non ci sono spumanti, ci sono, c'è un prosecco DOC. Ah, ma il prosecco nel senso che comunque sì, è frizzante anche quello, è un metodo Charmat, magari non è un metodo classico. Esattamente. E poi abbiamo delle altre referenze, c'è il Merlot, c'è il Sauvignon, c'è il Pinot Grigio, c'è una Malvasia, quindi insomma diverse quindi aeroporti. Il ristorante Toulà presso il Relais Monaco si chiama, o non c'è più? No, Toulà poi è uscito completamente perché poi con l'assorbimento del gruppo Benetton c'è stata poi una gestione diretta, quindi Toulà rimane a Treviso. Il centro storico continua a esserci quel ristorante, ma noi abbiamo preso strade diverse. Però è la sede storica che ebbe anche stelle Michelin in passato, uno dei più rinomati, mentre qui al Monaco Gran Canal abbiamo il ristorante che porta lo stesso nome, Monaco Gran Canal, di fatto Hotel Monaco, e Gran Canal è il nome del ristorante. Lo chef Sandro che mantiene, ecco, che sì, mantiene sempre la sua presenza nelle guide, nonostante c'è chi va e c'è chi viene. Certo, ecco. Sì. No, quindi lui è sempre presente, lì, ecco, con la sua cucina, e quindi se non ci sono novità che riguardano lui. No, lui è qui ormai da 20 anni, è un pilastro insostituibile, direi. Cioè, qual è secondo lei la specialità? Poi magari lo chiederemo anche lui. Beh, è sicuramente uno dei piatti simbolo del Monaco, è sicuramente il Monaco Gran Canal Venezia è sicuramente il nostro fritto di pesce, che si chiama fritto Gran Canal. Che è una cosa deliziosa che tutti assaggiano, se non anche come piatto principale, magari anche come piccolo entrée a centro tavola da dividere, perché effettivamente è irrinunciabile. Poi io da quando sono arrivato ho invitato lo chef anche a fare delle sperimentazioni, quindi mettere insieme un menù della tradizione, dove i piatti della tradizione come la pasta con le acciughe, quindi oppure le sette nudo con la polenta o il fegato alla veneziana, questi rimangono, ma ci sono anche poi delle innovazioni con dei piatti di crudo di pesce, oppure dei risotti un po' innovativi con dei sapori agrumati, eccetera, che invito a fare, e quindi gli lascio lo spazio per esprimersi, come è giusto che faccia un creativo della cucina. Invece nel ristorante Relais Monaco abbiamo anche lì una specialità? Allora, lì abbiamo delle specialità, adesso si è inserito da pochissimo un nuovo chef, e quindi stiamo ancora sperimentando vedendo quali sono le sue creatività. Si chiama Paolo, e appena appunto arrivato si sta insediando, sta prendendo un pochino in confidenza con la struttura. Quindi tutto bene qui sul Gran Canal di Venezia, e quindi vi salutiamo qui col direttore, appunto, nuovo, perché prima non lo potevamo ancora annunciare, non c'è stato il tempo, e quindi chiaramente può solo migliorare. Grazie.